Il signor Carmine Luciani di Casalbordino ci racconta la sua storia, che è quella di un ex dipendente dal gioco d'azzardo. Ormai sono tre anni che non gioco più. Ecco, come è iniziata questa dipendenza? Quando e come hai iniziato a giocare? Il gioco a carte giocavo sempre, da giovane. Però mi mantenevo nei limiti. Poi, una volta che sono andato in pensione, che non facevo niente, che non c'ho terra, non c'ho... è l'hobby del gioco, solo quello. Ho iniziato a giocare alle macchinette, alle slot machine. E là, cominciavo la mattina, il pomeriggio, giocavo sempre. Alla fine, 3 anni fa, di questo periodo qua, proprio del 20 dicembre, e lo volevo far finita, volevo tagliare le vene. E mia moglie mi ha visto. Mi ha pensato, insomma, di togliersi la vita anche. Perché proprio lo volevo fare finita, no? Che già avevo giocato un bel po' di soldi. E mia moglie ha visto così, ma che succede? Perché lei non sapeva niente. Sì, sapeva che giocavo, uscivo, giocavo, però non che giocavo. Mi giocavo molti soldi. E cioè, non l'ho fatto per un semplice fatto. E mia figlia aspettava un bambino. A maggio poi è nato. Cioè, quello mi ha salvato. E lei mi ha visto così, dice, ma che succede? Gli ho raccontato tutta la storia. Mi si è confidato con sua moglie. Con mia moglie. E mia moglie, il giorno dopo, che era domenica, e il giorno dopo mi ha accompagnato al CIM di Vasto. E là, quando siamo arrivati, ha raccontato il fatto. Mi ha fatto una flip, insomma, mi sono calmato un po', e poi mi ha fatto ricoverare all'ospedale di Lanciano. La psichiatria di Lanciano. Ho fatto 4-5 giorni là, e quando sono uscito poi sono tornato al C con la dottoressa Molino, e lei mi ha detto, comunque mi ha dato la terapia che doveva, però vai da SER. Mi ha fatto la richiesta, ha preso l'appuntamento da SER, sono andato a SER. E ho parlato con la dottoressa Di Fonso. La dottoressa Di Fonso. E siamo stati 3-4 appuntamenti. Poi mi ha detto, io faccio parte del club CAT per gli alcolizzati. Se vuoi venire, tanto non è che uno o due di quelle che giocano ci possono venire. Va bene. E sono iniziato a venire qua. Mi sono trovato proprio benissimo. Quindi sono 3 anni che lei non gioca più? Proprio non. Il pomeriggio vado al circolo pensionati, facciamo a Remino, ma giochiamo 50 centesimi. Lei giocava alle macchinette, come si dice, ai videopoker? Sì, del videopoker. Prima anche a Remino, ma a Remino i 10 euro la volta, si giocava 200-300 euro. Quindi la dipendenza riguardava soprattutto i videopoker. Il videopoker. Poi sì, da allora il videopoker, ci vado al bar, ho detto qualche volta prendo il caffè, magari ci metto un euro, giusto per, così, ma se non il video proprio non. Quanti soldi si è giocato? 35.000 euro. Questo in quanti anni? Ma nel 4-5 anni, che sono andato in pensione nel 2008, questo è successo nel 2015. Diciamo attorno ai 7.000 euro l'anno lei si giocava? Più o meno. Poi ho riconsegnato il bancomat alla banca, cioè non voglio avere più a che fare, perché come mancavano i soldi andavo là, prendevo i soldi. Gioca, mentre mo niente, mo arriva l'inizio mese, vado a rispondere, prendo 500-600 euro,
lo lascio a casa, ci pensa tutto mia moglie, per fare i soldi proprio, non porto 10-15 euro, giusto per... Quale circostanza l'ha indotta a dire basta, non gioco più? Non lo so, non glielo so dire, perché ho visto che non andava bene. I figli, quando hanno saputo quello che volevo fare, si sono messi pure contro di me, è normale, c'erano ragione. Poi è nato il nipotino, andiamo col nipotino. Si dedica alla famiglia. Mi dedico alla famiglia, ma a uscire esco pochissimo, specialmente la mattina esco pochissimo. Poi il pomeriggio ho detto vado là, al circo pensionato. Passiamo un po' di tempo là, un paio d'ore là. Ritorno a casa, tranquillo. Ecco, per concludere, vuole lanciare un messaggio alle persone che sono ancora dipendenti dal gioco d'azzardo? Sì, si può uscire, non è che non si può uscire, tutto sta là dentro. Si deve mettere in testa che non fa male alla tasca e fa male alla testa. Non... Smettendo si vive molto meglio. Sì, io di fatto con mia moglie vado d'accordo, con i figli lo stesso. Cioè, passato quella bufera, mi trovo bene. Grazie. Proprio... Grazie. In bocca al lupo.